Fuoco e fiamme amanti del wrestling, bentornati su Wrestling Unico Amore, con voi come sempre il vostro Draco, pronto a guidarvi in una nuova narrazione e in questo caso a fare delle prime analisi e considerazioni su quello che è il nuovo esperimento della Pro Wrestling Noah che lunedì 9 ottobre ha dato il via a Monday Magic, questa serie di episodi di appuntamenti che durerà per tipo 5 settimane, se non ricordo male, che vedrà appunto la Noah impegnata in degli show magari un po' più ridotti, un po' più piccoli rispetto al solito, che però in qualche modo metteranno comunque qualcosa in più a detta di Nozawa Rongai, uno dei booker, comunque dei volti principali all'interno del management della Noah. Ci sarà un po' più di dramma, un po' più di narrativa, anche se vogliamo, per certi versi, all'interno della Noah che sta provando finalmente, direi anche, a differenziare un po' il suo prodotto. Perché finalmente? Perché comunque sia è una delle compagnie più importanti all'interno del panorama giapponese, per quanto magari da noi in Occidente non sia molto conosciuta, no? A differenza magari di una NJPW, comunque la Noah ha una grande storia, ha un prestigio comunque non indifferente, quindi è buono che anche lei, così come magari la New Japan, la Stardom, se vogliamo prendere ad esempio, no, il panorama del Joshi puro reso, beh, è importante che anche la Noah inizi a fare qualcosa in più per il suo prodotto e che quindi Cyber Fight si occupi un po', diciamo, di mettere qualcosa di diverso. La DDT, per esempio, già solo se vogliamo prendere un'altra sigla che fa parte sempre del Wrestle Universe, dove viene trasmessa la Noah e che è sotto l'etichetta Cyber Fight, beh, la DDT per esempio ha fatto degli show negli Stati Uniti in questo 2023, cosa che la Noah non ha fatto. L'anno scorso ci sono stati dei seminari tenuti da Naomichi Marufuji e Katsuhiko Nakajima che hanno portato poi a selezionare dei prospetti per portarli all'interno del mondo della Noah, queste attività fatte appunto negli Stati Uniti, però è ancora troppo poco, ci vuole una marcia in più per la Noah e quindi magari questo Monday Magic potrebbe diversificare un po' il prodotto Noah in questo momento. È accaduto già da questo primo episodio? Beh, in un certo senso sì, ci sono state, diciamo, delle piccole costruzioni per quanto sarà poi il futuro sia di Monday Magic che anche poi del prodotto Noah, a partire già dall'inizio, dove c'è stata una partenza, devo dire, decisamente diversa rispetto a un tradizionale show giapponese che solitamente parte sempre, no, direttamente con il match di apertura. In questo caso invece abbiamo avuto proprio Nozawa Rongai che ha reintrodotto il GAC Hardcore Championship, e se magari come me prima di vedere la puntata non eravate molto studiati riguardo quella che è la natura di questo titolo, se non ne avete mai sentito parlare, beh, vi fermo subito dall'immaginare magari match titolati che vedranno il coinvolgimento di sedie, filo spinato, puntine, Lego, se vogliamo prendere di nuovo ad esempio la DDT, ecco, non dovrebbe esserci niente di tutto questo, ma bensì, come ho letto poi da vari tweet dopo l'annuncio di Nozawa, praticamente si tratta di match improntati sulla resistenza. Ecco, sarebbe stato carino magari tipo Iron Man Championship, no? GAC Iron Man Championship, una cosa comunque carina, peccato che c'è già un titolo nel mondo del wrestling denominato Iron Man e, diciamo, una connotazione abbastanza comica, per non dire macchiettistica, quindi ecco, non avrebbe avuto un collega esattamente di grande rilievo, quindi GSC Hardcore Championship comunque ci sta, era già presente nel passato della Noah e sostanzialmente i match vedranno il detentore della cintura che dovrà cercare di battere il suo avversario entro un tempo di 15 minuti. Se lo sfidante al titolo riesce a resistere 15 minuti nel ring contro il campione, allora ha vinto la cintura. Non serve per forza schienare, sottomettere e via dicendo, almeno questo è quanto
ho capito, diciamo, da appunto informazioni lette sui social dopo appunto l'annuncio della reintroduzione della cintura, che al momento però è vacante, non è stata assegnata, deve ancora essere messa sulla spalla di un wrestler. Nel prossimo episodio di Monday Magic ci sarà appunto quello che sarà il match di assegnazione, dove uno dei due partecipanti è stato già deciso nel corso di questa puntata. Infatti, dopo un segmento dove Keno è arrivato nel ring gettando un po' di benzina sul fuoco per quanto riguarda il suo match contro Jake Lee, che si terrà sempre in questo mese di ottobre, abbiamo avuto appunto il match di apertura dove Ninja Mac ha battuto Teriyaki. Un match sostanzialmente, diciamo, senza troppe pretese. Alla fine comunque Teriyaki, per quanto giri molto comunque in diverse compagnie al di fuori del Giappone, comunque non può tenere testa a un Ninja Mac che, devo dire, sta facendo molto bene in Noah, al di là del fatto che comunque ha vinto in modo non previsto e perso poi in uno schiocco di dita il titolo Junior Heavyweight. Però in generale è entrato nel cuore dei tifosi, è comunque un ottimo performer, quindi decisamente meritava questa vittoria. Il match è stato giusto un po' un modo per legittimare il suo status, per farlo apparire come un performer incisivo, e comunque così è stato. Quindi, nonostante magari non abbia avuto una grande durata o comunque una particolare incertezza sull'esito, ha svolto comunque sia quello che era, almeno secondo la mia visione, il suo ruolo all'interno dell'episodio. Prosegue poi lo show con il match che vede Goshi Ozaki, Junta Miyawaki e Kazuyuki Fujita affrontare e sconfiggere Masaki Tamiya, Manabu Soya e Kai Fujimura. Ora, anche qui magari in qualche modo, dato che uno dei due team ha uno Young Lion al suo interno, ovvero Kai Fujimura, diciamo che il risultato era abbastanza prevedibile. Di solito quando ci sono match multipli in Giappone e una delle due parti ha uno Young Lion nella composizione del team, ecco, quello di solito è il team che poi andrà verso la sconfitta, con magari solitamente lo Young Lion che subisce il pin o la sottomissione. In questo caso appunto è stato così, con Junta Miyawaki che nel finale ha un confronto uno contro uno con Fujimura e riesce ad avere la meglio su di lui, eseguendo anche una buona combinazione, devo dire, un leg drop che ribalta un tentativo di sollevamento e proiezione di Fujimura, e poi la manovra conclusiva del match. Il tutto però dopo uno scontro che, devo dire, è stato molto godibile, è stato anche particolare per Kazuyuki Fujita, che offre, diciamo, erano dolcetti, comunque qualcosa, porta anche qualcosa da offrire ai suoi partner per questo incontro, quindi anche magari una gag simpatica prima dell'inizio della battaglia, che appunto è stata interessante. Comunque Masaki Tamiya e Manabu Soya sono già due picchiatori decisamente di spessore più elevato, si è visto comunque anche durante l'N1 Victory di quest'anno. Tra l'altro è stato carino l'andare un po' a richiamare gli scontri che ci sono stati fra Goshi Ozaki e Manabu Soya all'interno dell'N1 Victory, che comunque non è che è andato agli archivi da tantissimo. Quindi ecco, un match interessante, vittoria che appunto ci sta, alla fine non c'era nulla in palio, non c'erano magari delle dinamiche che avrebbero portato ad altro, e vista appunto la presenza anche di Fujimura in uno dei due team, beh, non poteva che finire in questo modo. Da segnalare però che in uno degli show passati, comunque uno dei, diciamo, road to della Noah dopo l'N1 Victory, Manabu Soya è sembrato intenzionato a stringere un'alleanza con Masaki Tamiya e Daiki Naba, che purtroppo non c'era in questo show. Un po' mi è dispiaciuto, sarebbe stato interessante vederli lottare già una prima volta tutti insieme, però appunto sembrava un po' l'inizio di una nuova fazione nel mondo della Noah. Questo ancora non si è concretizzato del tutto, staremo a vedere se magari nel prossimo Sunny Voyage oppure nel prossimo show alla Korakuen Hall, dove tra l'altro ci sarà l'ultima apparizione di Katsuhiko Nakajima in Noah, allora magari
in quei contesti ci sarà qualcosa in più, oppure prossimi episodi di Monday Magic, questo appunto staremo a vedere prossimamente. Intanto un altro tag team match vede una situazione molto interessante, perché i Good Looking Guys, Jake Lee e Anthony Green, battono Ryohei Oiwa e LJ Cleary. LJ Cleary che fa il suo debutto in Noah, io l'ho visto diverse volte dal vivo qui in Italia, in Rising Sun, oppure negli show di SIJ, e devo dire un performer molto interessante, così come sono state interessanti anche le sue apparizioni in Progress e in generale magari in giro per l'Europa. Non guardo la OTT perché come prodotto onestamente non mi interessa tantissimo, e purtroppo la OTT in realtà è la casa effettiva di LJ Cleary qui in Europa, essendo lui irlandese e la OTT la compagnia irlandese più rilevante. Però intanto c'è una nuova avventura per LJ Cleary, che arriva sostanzialmente cercando di avere il calore positivo del pubblico dalla sua parte, anche nel match comunque in qualche modo cerca di lavorare per arrivare alla vittoria insieme al suo tag partner proveniente dalla NJPW. Se non fosse che a un certo punto, proprio quando effettivamente Cleary e Oiwa stanno per arrivare alla vittoria, succede in qualche modo l'incredibile, perché LJ Cleary prima rompe lo schienamento di Oiwa su Anthony Green, Oiwa giustamente gli va un po' a muso duro cercando spiegazioni, e LJ Cleary lo attacca servendo sostanzialmente la vittoria ai Good Looking Guys, con Jake Lee che poi sornione e sorridente entra nel ring ufficializzando l'ingresso dell'irlandese all'interno della sua stable, della sua fazione. Una cosa decisamente molto interessante: i Good Looking Guys acquisiscono un membro che comunque può dare una ulteriore rappresentanza anche internazionale al gruppo, dato che all'interno della stable c'è già Jack Morris, che è scozzese. Ecco, LJ Cleary può essere un ulteriore innesto per rendere un po' più internazionale il gruppo e movimentare anche poi le dinamiche all'interno della Noah nel periodo in cui lui starà lì. Adesso non so i dettagli appunto della permanenza di LJ Cleary in Noah, però ecco, questa collocazione può portare a cose decisamente interessanti, così come può essere interessante anche lo sforzo della Noah di continuare a lavorare per avere una divisione femminile. Infatti Miho Momono e Takumi Roa battono Yu e Riko Kawahata. Scusate, mi sono dimenticato di mettere una divisione fra i due nomi delle ragazze sconfitte, però al di là dei miei svarioni dal punto di vista grafico, un match anche questo interessante. Miho Momono l'avevo già vista anche lottare sul suolo americano, una ragazza che è giovane ma secondo me è un talento incredibile, in prospettiva davvero potrebbe fare cose molto interessanti. Takumi Roa, qualche imprecisione, qualche sbavatura durante il match, però comunque alla fine ci stava, è stato comunque un incontro godibile senza troppe pretese anche qui, e devo dire anche con un buon minutaggio, perché questo match, se non sbaglio, è stato il secondo più lungo dello show, è durato quasi 15 minuti, ognuna delle ragazze ha avuto uno spazio, quindi comunque buono, e buono anche lo sforzo della Noah di costruire magari una divisione o comunque una scena femminile all'interno della federazione, andando passo passo e non introducendo subito magari titoli singoli, titoli di coppia e via dicendo. Fare le cose per gradi effettivamente potrebbe portare a risultati interessanti, e se proprio magari in qualche modo si vuol mettere di mezzo un titolo, dato che la Noah e la Tokyo Joshi sono trasmesse sullo stesso network, sostanzialmente sul Wrestling Universe, non sarebbe male vedere un po' più di Tokyo Joshi all'interno della Noah, ma anche qui comunque tutto pane per il futuro. Intanto match tag team ad eliminazione, che sostanzialmente va ad eleggere i prossimi contendenti alle cinture di coppia Junior Heavyweight, perché i Good Looking Guys, rappresentati da Tadasuke e Yohei, battono Atsushi Kotoge e Hiroki, ma anche Alpha Wolf e Dragon Bane, che in questo momento sono i appunto campioni di coppia Junior Heavyweight della Noah. Un match anche qui godibile, diciamo che
in qualche modo la presenza di più atleti ha un po' compensato quelle che possono essere le sbavature e un po' le imprecisioni di alcuni dei nomi coinvolti in questo match. Dragon Bane in particolare, uno che tende un po' all'errore durante gli incontri, però alla fine, come già detto, è stato abbastanza godibile. Vittoria, diciamo, un po' d'obbligo per Yohei e Tadasuke, perché sono quelli che hanno una chimica un po' più consolidata. Spero però che questo, durante il prossimo show speciale della Noah in questo mese di ottobre, ora se non ricordo male dovrebbe essere 28 ottobre, ma che qui magari seguiteci sui social per ulteriori chiarimenti, aggiornamenti, oppure entrate nel nostro gruppo Telegram dove possiamo chiacchierare quotidianamente di wrestling. Tutti i link sono qui sotto in descrizione. Se siete interessati anche alle nostre altre attività, appunto, veniteci a trovare, e se volete darci una mano già con questo contenuto, allora un like è decisamente una cosa che ci può aiutare tanto, così come anche le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Detto questo, come già anticipavo, match godibile, risultato non dico scontato, prevedibile, però comunque giusto da un punto di vista narrativo, che potrebbe portare poi a un match titolato interessante per consolidare ulteriormente lo status di Alpha Wolf e Dragon Bane come campioni. Questo appunto se loro continueranno a rimanere nel mondo della Pro Wrestling Noah. Nel main event un match molto particolare, dove Keno batte Great Mummy, questo personaggio particolare mascherato, questa mummia tirata fuori dal tempo e dalla storia, che comunque lotta, non è un personaggio macchiettistico, solo che è particolare, comunque fa pensare da dove l'hanno tirato fuori questo Great Mummy. Beh, a un certo punto del match Keno viene messo all'angolo e Great Mummy esegue una machine gun chop. E Goshi Ozaki aveva già lottato, e quindi c'è solo un altro personaggio che ruota intorno al mondo della Noah che poteva eseguire una mossa del genere. Infatti Mummy si smaschera e dietro la maschera c'è Satoshi Kojima, ovviamente pop enorme del pubblico. Ciò non toglie però che Keno è diciamo un po' col cipiglio molto aggressivo, come se non lo fosse già abbastanza, quindi non si fa fermare comunque sia dall'avere davanti un veterano del mondo del puro reso. Alla fine riesce comunque a vincere l'incontro con la sua finisher aerea e appunto lanciare sempre lì, comunque ricordare che Jake Lee in qualche modo dovrà sudare sette camicie per cercare di arrivare alla vittoria contro di lui. Tra l'altro mi fa morire Keno sempre di più quando ha definito anche sui social Jake Lee una spia della All Japan, e si fiderà di lui solamente se firmerà un contratto a lungo termine con la Noah. Lo adoro ormai sempre di più. Staremo a vedere anche quello che accadrà nel match titolato fra lui e Jake Lee, e in generale quello che accadrà nei prossimi episodi di Monday Magic. Tra l'altro nel secondo episodio apparirà niente meno che The Great Muta, ovviamente non per lottare, quantomeno mi auguro, dato che si è ritirato proprio quest'anno, quindi ecco, manteniamolo questo ritiro, Keiji, mi raccomando. Però comunque staremo a vedere quello che accadrà, io ve lo racconterò come sempre qui in un nuovo video su Wrestling Unico Amore. Alla prossima!